I viaggi nei paesi tropicali sono gravati dalla possibilità di contrarre malattie anche estremamente gravi. Fra queste la più grave certamente è la malaria, che è stata spesso poco considerata, tanto che molti viaggiatori ancora non fanno la profilassi adeguata, per cui si vedono di ritorno dei malati di malaria. I paesi che sono più colpiti da questa malattia sono l'Africa centrale, comunque l'Africa subsahariana, il sud-est asiatico e i paesi del centro e sud America. La malaria, che abbiamo detto essere la più importante e la più frequente fra le malattie tropicali contratte dai viaggiatori, viene trasmessa da degli insetti vettori, nel caso specifico la zanzara di tipo Anopheles, e così come la malaria vengono trasmesse da insetti vettori anche altre patologie tropicali come la dengue e la febbre gialla. È importante difendersi da questo vettore. Questo deve essere effettuato attraverso l'uso di vestiti, di calzature che siano estremamente coprenti, attraverso l'uso di repellenti da spruzzare anche sui vestiti in modo da evitare al massimo il contatto con questi insetti. L'uso delle zanzariere, poi, laddove non ci siano finestre sigillate con aria condizionata, è d'obbligo. Le zanzariere devono essere chiuse assolutamente per tutto il giorno in modo che le zanzare non possano filtrare. La scelta ottimale per recarsi in paesi stranieri o comunque tropicali è legata ad alcune variabili che fondamentalmente sono lo stato di salute della persona che si reca all'estero e d'altra parte la situazione epidemiologica del paese in cui o dei paesi in cui si andrà. Per cui non è possibile tracciare un percorso identico per tutti. La situazione va personalizzata, nel senso che è importante conoscere attraverso esami o attraverso l'anamnesi la storia clinica del paziente, del viaggiatore, diciamo meglio, e sapere esattamente dove si reca, i tempi di soggiorno, la stagione in cui si muove, in cui andare nei paesi tropicali, e tutto ciò consente di fare una valutazione il più possibile personalizzata. Sulla necessità delle vaccinazioni ci sono opinioni molto diverse, nel senso che intanto la cosa fondamentale è la profilassi antimalarica, che non è vaccinale, almeno per ora purtroppo non lo è ancora, ma si attua attraverso dei farmaci antimalarici che sono nel tempo cambiati per le modifiche di sensibilità dei parassiti. Per quanto riguarda le vaccinazioni, è importante e fondamentale fare quella della febbre gialla laddove sia obbligatoria, e questo non accade in molti paesi. E sulle altre vaccinazioni vale la pena sentire lo specialista in modo da poter scegliere di volta in volta, di paese in paese e a seconda della propria situazione immunologica, la scelta migliore.